Adesso mi fai vedere lo sfalcio, eh? Adesso lo martella per ridare il taglio alla falce. Luciano, io faccio una confusione, sto conoscendo troppa gente. E Luciano dov'è? È lì sotto che tosa la pecora. Allora vado a vederlo. Vai a vederlo. Vieni anche te con la fisa, dai. Vieni giù. Vado a tagliare un po' adesso. Quello lo spaccatore di legna, come ti chiami? Ciao. Dai, bel colpo. Non vanno. Vado a vedere Luciano. Ciao Luciano. Non tagliarmi la pecora, eh? Forse domani mattina non glielo farai fare, sapendo che c'è la festa della birra. Pesci! Pesci! Non è tanto il periodo di tosare, eh? Ma dopo vanno in stalla e allora... Allora, va bene così io. Bene, bravo. Bravo. Capace di bere birra adesso. Provo a entrare qua con il maremmano.
C'è corrente? No, no, no. Ah, boh. Ciao Ciccio. Ha paura, non fa niente. No. Ciao, ciao. Vieni, sì, vieni, sì. Vieni, dai. Vieni. No. Vieni. Dai, 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 dai. Ciao, ciao, ciao. Vai via, va. Va. Adesso vi faccio vedere lo sfalcio. Come la chiamate voi qua la falce in, nel vostro... La falce? Da noi il dai. Ah, la falce. Via, dopo questa pausa vado alla prossima malga, maso. Io spero di non perdermi la casetta per gli uccellini o la casella della posta. Con l'asfalto. Ma quanto è carino questo. Allora, non mi sono perso, ho raggiunto il gruppo, cambia completamente il paesaggio, stiamo andando sotto quella catena, non so il nome, e andiamo verso il rifugio Caltena. Vai, su. All'altro appuntamento. Rifugio Caltena. Vedo il fuoco acceso.
Vedi che non mi perdo. Allora. Ma io vado in cucina con la mula, Ti presento. Ciao. Ben arrivato. Adesso parcheggio il mio mezzo. Avete il portamuli o solo il portabici? Facciamo anche il portamuli. Allora la parcheggio. Le bestie come che le ha fatte sugare. Ma che... questo è una passeggiata proprio da dopo serale. Il sacramento. Questa ti mangia, porta pure via perché ti mangia. Dai, la parcheggio, va, così facciamo due parole. Certo. Mulla. Posso farle vedere il nostro rifugio? Dai. Ecco. Andiamo a vedere. Mi porti a vedere il locale all'interno. Prego. Qua, rifugio Caltena. Quant'è di altitudine qua? Siamo a 1250. Ciao. Presento mio marito Alberto e il nostro maestro Enrico. Ok. Gli avventori, prego. Questa è una stufa. Quella è la stufa, sì, già accesa, perché quest'anno è iniziato presto a far freddo. Sì. Qua ho visto la neve abbastanza bassa. Le nostre salette in cirmolo. Bellissimo. Siete aperti tutto l'anno? Facciamo da fine marzo l'Epifania, sempre aperti. No, io do un'occhiata che certo. Mi piace curiosare, così facciamo vedere certo. Al mondo intero i vostri locali, le vostre tradizioni. Sala ristorante. Bello, complimenti. Avete anche le camere? Abbiamo 12 stanze, sì, di diverse tipologie. Ok. Diciamo che è un rifugio, però l'abbiamo molto ristrutturato. Vabbè. Infatti, lo chiamiamo rifugio Baita di Sham perché è abbastanza raffinato. Altro che rifugio. Però comunque sempre con una cucina tipica e con i prodotti naturali, con le salsicce, i salumi fatti in casa. Adesso vado a assaggiare perché ho visto là le pentole che fumavano. Sarà sicuramente nostro ospite oggi. prego. Ok. Dai, vieni a spiegarmi la storia dei campanacci. Sì, bella. Cosa vuoi spiegarti? Mi spieghi dove le hai vinte? Qua a Fiera. Allora, ma quella di ieri? Ieri? Quella di ieri è una, questa. E le altre, gli altri anni. Ah, bom. Ma no, non le metti su alle mucche? No. Le tieni proprio come esposizione? Sì, le peccate. Eh no, perché sono belle. Le peccate metterle su? No, son belle. Se le metti su a fare una sfilata, caso sì, mai? Sì, una volta. Ma non... Adesso guardiamo quale specialità, dai, spiegami. Questi sono da cuocere ancora. Dal primiero, ho filmato ieri il caseificio. Qua cosa c'è? Manca minestra di latte. Sono latte e riso e come patate. Da, e patate come da noi. Come da noi. Sì. Ieri sono andati a scuola, se no. Dopo assaggiamo tutto. Qua la signora è la mamma di tua moglie. No. Ah. Ah, quale tu una parentela, Miss Masca. Sgruna, come si dice? Sgusciare i fagioli, da noi sgruna. E qua si dice far fuori fasoi. Far fuori fasoi. Qua invece la signora che...
non fila la lama, la lana, ma la fa la calza anche. Ma c'è l'amico Bill, l'ho conosciuto giù, hai finito la fioriera, lo salami, perché segna scorca che con la motosega. Ma c'è l'amico Bill, adesso assaggio qualcosa perché solo il video non riempie la pancia, giusto? Giusto. Ma l'amico Similian l'hai ripreso? Chi ha? La... Guardia caccia. Già. Buon appetito. Grazie, grazie. Ma potete mangiare, bere il servizio, tutto voi? Rigorosamente in servizio. Ah, ok. Bravi, bravi. No, ma lascialo, lascialo lì nel prato. Lascialo là, che l'ha da mangiare il... Il mulo. Adesso ho trovato la macchina di cicoria. Cinga! Salute! Perché angolo salotto con la stufa in centro. Ci facciamo un rosso? Ci facciamo un rosso. Fiacchi, fiacchi. Cin cin. Com'è sta pioggia? Va bene? Riparto a fare il giro, però vi voglio far vedere queste vecchie abitazioni. Vai pioggia, sali. Al pollaio e pioggia. Vai, già si nozza. Qua dovrebbe esserci la dimostrazione con i cavalli norici che trainano le piante di abete, larici, comunque una dimostrazione pratica del lavoro del legno con i cavalli. Lo scavatore di cosa è attrezzato? È una pinza con diciamo tutta queste ruote dentate che tolgono i rami alle piante, ai tronchi. Vedete? I due dietro accompagnano il tronco che non ruoti
da noi in Piemonte si chiama Sapin. Ecco, quelli lì sono i comandi, staccano i comandi. Allora! Bene, bene! Fa qualcosa il Clari. Sì, metta qualcosa, la vita che cosa. Anche te te schili? Sì. Guarda Silvano, lo schili. Della montagna. Ma là però perché lo lasci, lo tirate così, volevo vedere appunto, dai. Vai, vai. Io sono pelandrone, quindi non scendo neanche dal mulo. Ciao ragazzi! Allora! Ma non vale, vedo una motosega! Non vale! Vai. Boscaioli moderni, tutti dotati di cellulare. Dove l'ho tagliato? Gli alberi. Questa qua si lascia il montone. Guarda questa qua, sì, era qua diretto, sta qua. E dopo va a me parlo. Come li chiamate voi questi? Cagnetti. Cagnetti. Ah. Rampini, cagnetti. Da noi i comandi, il cuneo lì che pianti. Quello, il cagnetto qui. E dopo noi le cubi. Il lavoro rosca. Oh, adesso mettiamo la prova qua, non su per là. Bene. Tutti, avanti con il cavallo. No, via della invece, che non c'è lui, là. No, là no. E ti anche a mettetela su. Adesso parla qua. Là, là. Out, out, out. Sei complimenti, ti è una bella mula. Carina. Che era americana, eh? Wow, guarda che ti fa retro! Drio! Drio! Turuk! Turuk! Amino, togli di andare avanti! Aspetta, aspetta! Drio! Drio pe! Drio pe! Drio pe! Questa va per il biglietto! Ma va lì! Come stanno? Una macchina! Brava, la ragazzi del mondo! Rio, tosta. Rio. Quando, mulo, di, quella, ma chiedi a lui quando ho montato la mia mula. Oh, ti, ascolta qua. Vai, ti tiri in bot. Tieni qua i cavalli. Dove? Tieni qua perché dopo la burra là. Tira per qua. A sinistra. Guarda che la fan salta questa qua. Qua è fuori. Mano. Para via i cavalli. Yup. Ale. Yup, ai, yup, yup,
Spicca! Urri, urri, la vedi! Fermo là! Taglia! A taglion! A taglion è utile per l'altro tiro adesso! Ah, pronti! Ciao belli! Ciao! Ciao, ciao! Vai Filippo, vai avanti, ti meda. Amarla, occhio qua le scarpe perché può venire avanti. Ci cavati la valla, questa qua. Venga, adesso sì, le tacca il cavallo. No, andava avanti, op. Se la ciappa ancora, hai votato. Vai a levarla qua. E viene notte. Via, op. Piero, attacco! Ah! Le parte così, esatto! Io caro! Fermala! 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 Piano! Out! Out! Yup! Via! Facile! Fermala! Fermala là che ti fa tirare via! Andiamo stamattina! Vieni a provare! C'è un defino adesso. Lo vuoi sulla faccia. Mi tocca soltanto la prima volta. Vai. Tirali via di colpo. Ha spaccato tutto. Capita anche quello. Fa parte del gioco.
Francesco e si è fermato di là ancora, poi arriva. Allora spiegami qua cosa mi fai assaggiare. Allora adesso ti faccio assaggiare le pappe, una P iniziale e una centrale. Pappe sono una pietanza, un piatto tipico di una volta che i miei nonni cucinavano anche a colazione, pensa un po', in una in un paiolo, candrola in dialetto, anche più grande di questa, mettevano il latte, sì, la farina di mais, un sì, po' di burro e facevano bollire come la polenta. Ma però, come la polenta? Anziché il latte, anziché l'acqua, si mette il latte, quindi diventa un piatto sostanzioso per affrontare la giornata di lavoro, perché si alzavano presto per andare nei masi e tagliavano i legna con la falce, non con il decespugliatore. Abbiamo visto prima. Esatto. E quindi era necessario fare una colazione abbondante e sostanziosa. Quindi a queste pappe andava aggiunto poi, Valeria ti mette la ricotta affumicata, eccola qua, con il burro fuso. Per condire che, ulteriormente il piatto. Che piatto! Adesso chiudo, assaggio e poi commento, e poi commentiamo. E poi ci dici. È un bicchiere di vino, ci va per accompagnare. Certo, il vino bianco. Vino bianco. Prego. Grazie. Prego. Grazie a te. Prendi il battezzo. Peccato che non potete sentire il profumo, ma no. Prendi il battezzo. Speciali le pape. Prima volta che l'assaggio. Bene. Ma faccio il bis. Con la ricotta del caseificio di Primiero, che sei stato a visitare ieri. Il burro. Tutto di Primiero. La mula c'è ancora. L'ho liberata al pascolo. Adesso qui siete al punto 5. E andrete adesso verso Mezzano, dove troverete altri punti e noi ci ritroveremo per il caffè più tardi sotto. E la festa della birra. Stasera c'è la festa della birra e poi domani è la Smontegala. Non vedo l'ora. Guardalo qua che arriva la mia guida. Adesso vado a curiosare. Nel Maso, giusto si chiama? Nel Maso, sì. Qua siamo in località Caltena. E prima abbiamo assaggiato le pappe. Sì. Come le hai trovate le pappe? Buonissime. Ah, vedo che qua si sta e cucinando. Questa è la cuoca, Maria Rosa. Sì, no, non sono cuoca. Complimenti. Non sono cuoca. È un piatto tipico della cuoca, montagna. Rosi, sul potager. Come la stufa? Allora, questo spoler. È spoler. E su spoler venivano cucinate le pape. E a dire il vero, si utilizzava o spoler o l'arin, che sarebbe il caminetto in italiano. Col paiolo. Voilà. Candrola in dialetto. C'era il ferro qui. Appeso. Ferro. Veniva appeso il paiolo e qua si cucinava la polenta e in questo caso le pape, sì, con il latte, la farina di mais. Sì, più o meno la montagna la viviamo tutti uguali allora. Sì. Sì, sì. Più che altro perché le materie prime comunque erano uguali un po' per tutto. Il latte, patate, grano turco, mais. Esatto. Segale, orzo, grano. Sì, dai. E noi abbiamo voluto rivivere insomma così in forma diversa. Beh, questo... Bravissimi. Il tempo dei nostri nonni. Bellissime iniziative, complimenti. Ovviamente le baite una volta non erano così. Sì, non erano comode così. Ma avrete modo di vederne proprio... ho già visto qualcosa, sì, esatto. Sì, sì, sì. Le stalle, come erano i fienili. Sì, tutto molto semplice. Ok, allora esco ancora fuori, una sì, panoramica. Certo. Ah, è fuori! Oh, non mi molla. Tu vedi? Tra
Buon dì, sono un po' in ritardo ma arrivo a documentare tutto. No! Guarda che ti fa via le scandole, fermati un attimo. Mi fermo, ma qua mi fermano dappertutto. Vediamo qua cosa mi fate vedere. Le scandole, la realizzazione delle scandole. Che sarebbero per fare i tetti? Per fare i tetti, certo. Tavoletta. Tavoletta in là. E lì vengono montate. Ah, poi lo guardiamo. Ecco, il bianco ci va sempre, grazie cin. Quello va sempre dappertutto, come per prezzemolo, quello dappertutto. Quindi ogni scandola è sempre coperta per la metà di quella successiva. Quando questa parte qui diventava grigia o tendeva, sì, a marcire, faceva il muschio chiaramente con, sì, la vita, prendeva la scandola e girava. Si girava dall'altra parte. E non inchiodato niente. Il sistema per tenere era questo. Con le pietre sopra e trave. Voilà. È interessante, le ho sempre viste e mai visto così dal vero. Sempre interessante, bravi. Portare avanti queste tradizioni, sì, che vanno a perdere. Aspetta, permesso. Ciao ciao. Buongiorno. Ciao, tutti. Ciao. Oh no, stanno versando la polenta. Questa che è polenta, adesso vai per in giro, la prendono con il cucchiaio liquida. No, liquida, questa qua è già non proprio perfetta, ma buona. Mia nonna la tagliava con lo spago ancora. Io l'avevo anche noi con la galetta. Ah. Ecco qua. Non è perfetta, ma buona. Ma delle morte ormai, ma comunque buona. Si vuole crostea. Ok. Ecco, qua c'è la stalla vecchia in disuso. E questo è il truplow. Come lo chiamate voi qua la sega lì? Segone americano. Ciao americano. Da noi lo chiamano il truplow. Ragazzi, io vi saluto, grazie, alla prossima, guardatevi poi i miei video. Ma dove li troviamo? YouTube, Deggio e la Mula. Deggio e la Mula. Perché sono De Giovanni, scrivi Deggio e la Mula, ti escono, ho già il caseificio di Primiero, tutti gli allevatori giù. Ieri abbiamo fatto 10-12 video. Sono tutti lì. Ciao ciao, buon appetito. Grazie, ciao. Ciao. Questo penso che sia un bagno di una volta. Si vede appena il campanile della chiesetta dove devo andare per la prossima tappa.
dai. Sì, sì, daglielo pure. Alf? È più tenero del sasso, Alf. Ha tutto... Sì. Qua ho chiesto ai signori se stavano lavorando o fare la dimostrazione per la giornata al Maso. Mi hanno detto che stanno lavorando loro. Questo è il varicello, sta trainando, vediamo. Qua sarà 30 metri. Prossima tappa. Un altro Lindner. Ho la forca anteriore, sussurramento anteriore, forca per i balloni. Un'altra bella stalla, i vitelli qua. Il fienile sopra la stalla, località San Giovanni, qua c'è la chiesetta allora. Ah, eccola la chiesetta. Le vacche al pascolo, qua ci sono proprio tantissimi allevamenti. Si può dire che tutte le famiglie hanno qualche capo di bestiame. Di riso e verdure con orzo, aggiunta di orzo, primiero. Questa è minestra d'orzo. Ma questa una bontà. È minestra d'orzo questa, non minestra di riso. Una bontà. Ritornerò presto. Vuoi andare in bagno? Queste sono le specialità della Val di Primiero. Giulia! Bravi tutti! Fai nel sorrisino! E la mamma, Giulia e la mamma! Mi sono fatto aprire la chiesa ancora, che era già chiusa. Voglio vedere un po' gli affreschi all'interno. No, no, passo, lascia lì. Faccio un giro.
grazie. Niente, niente. Come di chiasche? No, no, tanto siamo qua. Ciao. Siamo ripartiti per la prossima tappa. Pioggia, logicamente, mi abbandona, si fa la strada per conto suo. Io me la faccio tutta a piedi. Questi ragazzi arrivavano, gli ho detto di fermarmi Pioggia, si è fermata. Adesso la riprendo e monto in sella. Adesso stiamo arrivando dal mio amico pastore. Ice, ven, ice, ice! Gli spavento un po' le pecore. Vediamo cosa mi dice. È già là che mi ha visto. Arriva il pastore della Valmaira! Ice, sì. Qua. Ehi, ice, sì. Ehi. Ehi. Allora, ma c'è anche Giuliano. Buongiorno. 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 Ciao ragazzo. Ciao. Chiedimo un po' al signore là come mai oggi non ha più capelli rossi. Dai che metto Pioggia al pascolo qua con le pecore, intanto l'hai abituata. Oh, Checco, devi presentarmi qua la malga. Checco? Ah, c'è uno che ci sta parlando. Oh, qua c'è la mia guida deve... Dai. Dai un po' il cicerone. Ma ti presento le ragazze qua. Ben arrivato, buongiorno. Buongiorno. Maddalena, Mario, la Maria, l'Adriana. Ciao Maria, ciao Adriana. Allora canta. Ah, qua siamo al dolce? Qua siamo, penso di sì, penso di sì. Dolce e caffè, bene. Eccetera, eccetera. Andiamo, le pecore le abbiamo già viste. Ah, che bello, ah, che spettacolo. Ha che manda sua, la fa girare in qua. Guarda chi bega. Ah, che bello. Missi. Ah, bene, me la mio caro, mi era sempre la civiltà. Però vi faccio vedere come l'antilupo ha paura di Pioggia. Se Pioggia si avvicina, quello la scappa. Ok. La controlla, la sta accompagnando. Brava Pioggia, vesti bene. Ehi!
Eccola là, dai. Allì. Guarda l'antilupo, guarda. Guarda l'antilupo. Sì, sì. Vai, via. Via. Dai, dove? Dai. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Stasera. Ciao, ciao. Per far vedere questo, vedete questa lunga asta. Praticamente la pompa, la leva per un pozzo. Qua c'era il pozzo fino al 2000, in questi borghi, in questa vallata non c'era la rete idrica, quindi tutte le malghe avevano il pozzo. Il lavatoio per lavare la roba ed era vicino al pozzo. Qua praticamente era la leva che faceva da pompa. Ah, cioè, ci sono un po' di asini e la prossima tappa prevedo che sia questa, perché c'è un sacco di gente. Io come al solito chiacchiero, mi fermo sempre fino all'ultimo. Poi non so da che parte mi trovo, devo andare a naso. Curiosi. Ah, sì. Presentatemela voi, la signora. Non ho più la guida. Buonasera. Buonasera. Vuole una fettina? Allora, chiudo questo. Presentami la signora, non c'ho più Francesco. Ah, è lei? È la signora più importante, lei. Dai. È la padrona. Ciao, ciao. La zia Rina e zio Gian. Bello, bello. Ah, ma c'è qua la mia guida. Non ti... di casa. Ma hai detto che andavi giù? Nonché anche i miei parenti. Ah, di nuovo? Antonio e Rina. Bellissimo posto, sembra un campo da golf. Titolari storici a Ferrari, sì, sì. Del Batola. Te continuo a parlare, io guardo le palle di San Martino, che sono più belle. Là sulla Pradusta c'è la neve. A Cuneo ha nevicato a 1600-1700, Ma come che mangia? Oh, che... Adesso mangio anch'io. Questo è un fienile. Ah, che roba. Le palle di San Martino sono un pelino nascoste dietro gli alberi. Pioggia, ho legata qua l'abitazione. Ciao ragazzi, ci vediamo! Ciao, ciao! Ciao, grazie a tutti! Guardalo qua, che stamattina non c'era!
Allora adesso andiamo a visitare la tua azienda. È la mia azienda, sì. No, no, andiamo a visitare la tua azienda. Ciao, ciao. Ciao. Poi andiamo giù alla festa della birra. Hai fatto buon viaggio tu, eh? Hai fatto buon viaggio tu, Rosari? Bellissimo, oggi bellissimo. Anche pioggia. Allora, spiegami, tu come ti chiami per gli amici qua? Marino. Marino, ti conoscono come Marino. Allora, e l'azienda? Tornaro Marino, Marion, hai capito? Dai, spiega la storia qua dell'azienda. Questa qua è l'azienda, l'azienda in nativo, come si può dire? Che sei nativo? L'azienda più vecchia della valle. Della valle di Primiero? In nativo. Boh. Questa qua si è del 1790. Beh, dai, guardiamola allora, dai. Viene a vedere. Non è tanto vedere, perché lei è una piccola azienda, Dio sarà su tutte. Beh, ma sono quelle cose belle, sono quelle cose belle, vere. Ma te sì, le belle, sì, perché è tutta roba nuova. Tutto. Ma scusa, tanto sei già in pensione te? No, dove andare, altro che sono in Italia, no? Ah. E ora in Italia gli manda qui che non ha lavorato prima. Sì, tutti quelli degli uffici, lavorare, gli statali. Sì, lavora tanto, gli fa star là. Ah, boh, ma te sei uno di quelli? A Camassa. Ho fatto 10 anni, mi sono andato in montagna con le mande. E adesso quanti anni hai? 55. Ah, quasi. E poi ho fatto 30 anni in un lavoro. E tu? No, baleno. L'Italia va a rotoli, non siamo più niente. Ma va a rotoli, massa Stato, massa pubblico che in Italia. Tutti magna magna. Massa poca voglia di lavorargene o no? Oh, che bella. Tutta qua la porto lì ieri. È quella che cercavamo, sì, l'altra sera. Bravo, bravo. Ciao Ciccio. Dov'è il vitellino? È qua? Sì, guarda il bulla però. Dove vado? Oh, che bel. È bel. Bello. Maschio o femmina? Femmina. Ah, un altro allevo. Notte, qua, lei, carne. Ah, sicuro. Fai di carne. Ah, carne. Guarda tu là. E loro sono nipoti, chi sono? Ma qua, vedi che sta la vecchia che lei? Non si vede, tutta a legno sopra. Ma tocca mettere in 3 mesi, così, ma se no, lei, normale. Ma quelle stiani, vecchia. Ma non le vuoi pia? In Italia è tutto enorme. È tutto enorme, non si può più, Non si può più vivere come una volta, allora. Buona, qualche, zucchetti. Tu sei parente con Francesco, Sì, ma dei vecchi. Paterno, insomma. Ok. E qua salì roba, stabile, qua era materno, mio nonno materno. Sì. E lei, tavernaro, mi sono tavernaro 2 volte, di mamma e di papà. Ma avevate tanti terreni? Tutto terreno, qua era tutto di mio bisnonno, da dove in fondo, là, su, qua, qui, su. Tutta su, la montagna? Del mio bisnonno, e poi sarie mio nonno e suo nonno del suo papà era fratei e il marzo qua è diviso in 2. Mio nonno qua e suo fratello e l'ha preso dall'altra parte. Che stabile, là, sì siamo andati oggi, sì. Così è. Noi alla lontana mico suo papà sono un secondo cugino, capito? E invece Francesco è il primo cugino con loro, e con te? De mamma, così alle. Questa invece è una parte nuova. Non nuova, no. Qua in origine la valle è nuova. Ah, da lì è nuova? In origine l'era il pezzo là e fino là. Bello, bello. L'era due stalle con 2 porzioni di casa, piccoline, e dopo mio nonno gli ha fatto quel pezzo là, quel. Sì. E la via c'è il cavallo Porcel, dietro quel piccolo là, e quella me l'ha fatto un mio invece. Ah, quella che fa parte anche qua. Quella è mia, che l'ha fatta su me, perché ti ho fatto il muratore, 30 anni. Là entro da 3 attrezzi e sopra da me un po' di fieno. E qua fai anche fieno, tutto. E più troppo a mano con la fai, guarda che come te le qua. Là si arriva qua andare con gli attrezzi. Qua le pendenze ci sono. Sì. E guarda come che tiene ancora abbastanza. Sì.
abbastanza, insomma, dopo il bosco viene avanti pian piano, non si può fermarlo. Dai, io vi saluto che devo andare giù, che mi aspettano in paese. Ci vediamo stasera alla festa della birra. Saluta gli amici qua, salutate gli amici, io chiudo il video qua della giornata. Ciao a tutti. E venite in Trentino, che è bellissimo. Sì, che la perla, qual è la perla delle Dolomiti? Sì, sì. Stamattina c'era la spolverata di neve sulle pale. Bellissimo. Ciao ragazzi, ci vediamo stasera allora. Ciao ciao. Basta film. Basta film.